Siete tutti e tutte pregati di prendere posto. La cerimonia sta per iniziare. Grazie. Siete tutti e tutte pregati di prendere posto. La cerimonia sta per iniziare. Grazie. Francesco, che mi sta dicendo della telecamera? Sì, sono qui. No, no, no. Siete tutti e tutte pregati di prendere posto. La cerimonia sta per iniziare. Grazie. Grazie. La cerimonia ha inizio. Fanno ingresso all'interno della piazza il gonfalone del comune di Siena, la comparsa storica dell'Università di Siena con il Labaro, i direttori e le direttrici di Dipartimento e il magnifico rettore. In piedi, per favore. I goliardi dell'Università di Siena intonano il Gaudeamus. Le laureate e i laureati sono invitati ad unirsi ai goliardi. La parola il magnifico rettore, professor Francesco Frati. cari laureate e cari laureati dell'Università di Siena. Colleghe e colleghi, Dottor Giù, Signora Prefetta, Sindaco, Signor Sindaco, Autorità, tutte, Professor Sachs, alumne e alumni dell'Università di Siena, benvenute e benvenuti al Graduation Day dell'Università di Siena, giunto alla sua quinta edizione. Dopo tre anni torniamo qui nel cuore della nostra città, per riprendere una consuetudine così apprezzata dalle nostre laureate e dai nostri laureati. Consentitemi innanzitutto di ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale per averci concesso l'uso di questa splendida cornice. E concedetemi anche sentitamente di ringraziare tutto lo staff dell'Università di Siena, inclusi gli studenti, le studentesse tutor e gli aderenti all'iniziativa degli Open Badge e l'associazione Uredio, che con passione e partecipazione hanno lavorato per l'allestimento di questo evento e si stanno occupando di garantire il perfetto svolgimento della cerimonia. Grazie davvero e un sentito applauso. Per molte e molti di voi, laureate e laureati dell'Ateneo, oggi termina una fase importante della vostra vita e ci auguriamo che questa cerimonia possa ulteriormente arricchire il ricordo di questo periodo, per voi, per tutte e tutti voi straordinario. Per renderlo ancora più memorabile, abbiamo scelto di impreziosirlo con interventi di altissimo livello dopo due anni e mezzo di una devastante pandemia, il lungamente atteso ed auspicabilmente definitivo ritorno ad una qualche normalità, deve farci tornare a concentrare sui grandi temi che riguardano il futuro dell'umanità e del pianeta. Sette anni fa, con lucida lungimiranza e recependo finalmente le accurate invocazioni che gli scienziati lanciavano da diversi anni, l'Organizzazione delle Nazioni Unite rese esplicita, con l'ambiziosa Agenda 2030 e i collegati 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, la necessità di intervenire per salvare il pianeta e i suoi abitanti da un rapido declino. Se durante la pandemia l'attenzione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile è comprensibilmente venduta un po' meno, adesso dobbiamo con ogni mezzo tornare a, focalizza a focalizzarci sull'attuazione dell'agenda. Per questo, in collaborazione con il Ministero degli Esteri, che ringrazio per aver scelto la nostra città, con il Comune di Siena, con la Fondazione Monte dei Paschi e con l'associazione Save the Children, abbiamo dedicato i precedenti tre giorni alla promozione dei cosiddetti SDGs affinché essi diventino patrimonio di tutti poiché è soltanto attraverso uno sforzo collettivo che quegli obiettivi possono essere raggiunti alla definizione di quegli obiettivi sette anni fa dette un contributo fondamentale il professor Jeffrey Sachs della Columbia University Presidente del Network per lo sviluppo sostenibile, il Sustainable Development Solutions Network. Per questo al professor Sachs abbiamo deciso di attribuire la laurea ad honorem in Economia per l'ambiente e la sostenibilità che viene assegnata dall'Università di Siena su proposta della nostra Scuola di Economia e Management. E poiché uno dei più significativi obiettivi dell'Agenda 2030 è quello di contrastare e sconfiggere la fame nel mondo, oggi abbiamo il grandissimo onore e il grande piacere di ospitare a Siena il direttore generale della FAO, l'Organizzazione per il Cibo e l'Agricoltura delle Nazioni Unite, il dottor Chu Donju, che avremo la possibilità di ascoltare tra poco. Collegare il Graduation Day con argomenti di tale portata è il modo apparentemente simbolico, ma in realtà molto concreto, con il quale cerchiamo di trasformare una mera celebrazione, peraltro comunque molto piacevole per tutti, in un ulteriore momento di riflessione su temi così importanti per il nostro pianeta e per la sua popolazione, il genere umano. Buon Graduation Day 2022. Prende la parola il sindaco del comune di Siena, avvocato Luigi De Mossi. Buonasera a tutti. In questa piazza non sprechiamo mai un'occasione straordinaria come quella della laurea di tanti ragazzi, alcuni di Siena, altri che orgogliosamente hanno scelto di venire nella nostra città, di scegliere uno degli Atenei più vecchi del mondo, di scegliere una città che è accogliente, sicura e che è sotto gli occhi di tutti voi, delle vostre famiglie, che magari saranno venuti per la prima volta proprio oggi per capire dove avete studiato. Un'università fatta di un altissimo livello di docenza, di persone serie che guardano alla concretezza del lavoro che svolgono. E anche una città che, provenendo da famiglie che vi hanno sostenuto, ha dato il segno di essere un luogo sicuro, un luogo tranquillo, un luogo che le persone che vogliono percorrere tanta strada l'hanno scelto per laurearsi, ma anche per vivere in sicurezza, per vivere in tranquillità, per avere l'occasione di conoscere una cittadina che ha tante peculiarità. Avete tutti voi di Siena e di fuori Siena tanta strada davanti, tante opportunità, ma sono sicuro che qualche piccolo pezzo, qualche cristallo, qualche scheggia, di questa città vi rimarrà dentro, vi rimarrà dentro con gli insegnamenti che avete avuto, vi rimarrà dentro per i ricordi, le amicizie, forse anche gli amori che avete avuto in questa città e che porterete con voi. Conservatela bene queste piccole schegge della città di Siena, perché vi aiuteranno, perché... Il futuro lo sapete ha un cuore antico, ha un cuore antico come la nostra città, ma il futuro non può essere senza ciò che avete fatto in questa città per arrivare a conseguire brillantemente un titolo di studio che vi farà accedere a tante cose, a tanti mondi molto diversi, a tanti luoghi profondamente diversi, ma anche... anche conservando dentro di voi i valori che vi hanno dato le vostre famiglie, i professori, le facoltà che, avete, che vi hanno formato e anche questa piccola grande città. E quindi vi saluto e vi auguro ogni fortuna, ogni occasione, perché avete il cielo stellato sopra di voi e la legge morale dentro di voi. L'inviato speciale per la sicurezza alimentare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ministro plenipotenziario Stefano Gatti, presenta il direttore generale della FAO, dottor Chu Donju. Buongiorno, buongiorno a tutti. Comincerei a dire che ho capito perché il rettore ha fatto questa cerimonia per voi a quest'ora per insegnarvi che nella vita bisogna sudare. Vi vorrei dire che quando io sono entrato in carriera diplomatica 32 anni fa, se qualcuno mi avesse detto che il cibo, la sicurezza alimentare nel mondo sarebbe stata una delle priorità della politica estera italiana, non ci avrei creduto. Questo credo che sia un insegnamento per tutti voi studenti e famiglie che saluto le autorità, ovviamente che saluto anche che la strada davanti a voi è una strada veramente imprevedibile e imprevista. Per questa ragione ringrazio il rettore, il sindaco, noi abbiamo deciso come Ministero Affari Esteri insieme con la FAO di mettere tutte le colonne che voi vedete intorno a questa piazza che indicano i 17 obiettivi del millennio delle Nazioni Unite. Questi 17 obiettivi sono il vostro futuro, sono la vostra strada, perché magari la generazione che oggi governa, comanda il mondo ha deciso insieme tutti i paesi del mondo quali sono gli obiettivi, ma soltanto voi li potete realizzare. Per questo noi abbiamo ritenuto che fosse importante e simbolico per il vostro futuro mettere queste colonne insieme e ringraziamo il rettore università per aver deciso che questo evento oggi è l'evento conclusivo di una quattro giorni sugli obiettivi del millennio delle Nazioni Unite che abbiamo tenuto con grande soddisfazione qua a Siena. Adesso parlo in inglese, così testiamo l'inglese degli studenti. So, Direttore General Chu, è è stato veramente un onore accoglierevi. È stato veramente qualcosa che, come il Presidente ha detto anche a voi prima, è importante accoglierevi qui oggi. As you know, food security is now one of the priorities of the foreign policy uh, of Italy. And it's a, extremely important the collaboration that we are developing and how it is important for Italy to host in Rome the three United Nations based agencies that deal on food. And first of all, uh, FEO. We have uh, a, a very long road ahead of us in order to ensure in the world food security. And for us to have you here speaking to the students is really an honor. So era un ordin for me to introduce you today. Prende la parola il direttore generale della FAO, dottor Chu Donju. Dear Mr. Luigi DeMosi, Mayor of Siena, Your Excellency Ambassador Stefano Gatti, Professor Fresco Fratti, Rector of the Uni U University of Siena, Professor Jeff Sachs, President of UN Sustainable Development Solutions Network. Dear young students, good afternoon. I was a professor for 25 years. When I faced so many young students with the family, my life came back. I'm so delighted to participate in your big day. It's your D Day. The University Center was established on 26 December, 1240, 781 years ago, based on three earlier colleges law, art, and medical science. We are proud of Italy, being all this pioneer of the contemporary education system. You are lucky to have the opportunity of having tested and smiling of your traditional civilization, so long time, so deeply impactful. To the world. I, great, I congratulate all the graduates on your incredible outcomes. Together, I also wish to congratulate your professors and family members who supported you in your journey to this day. The resilience you have demonstrated is admirable. And an important strength you will need to face the challenge that lies ahead. You are the new generation and the hope for a better future. Many populations around the world are struggling to survive. At the heart of a human survival is the need for food, it is a basic human rights lack of access to the safe and the nutritious food can lead to unhealthy and sustainable life and to unrest. climate crisis, inequality and the population growth are some of the major challenges that affect our ability to produce and provide more and better food the world needs. In my role as a Director General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), I can tell you that the challenges are complex, often overlapping, and interconnected. The COVID-19 pandemic highlighted the fragility of our agri food systems, which cover the entire process from our food is how to grow and how. To reach our plates. We had made a progress in reducing poverty, hunger, and malnutrition, but this now reversed, and many, many people are being left behind. The new challenges arising from the pandemic have made it very clear that we must transform our agri food systems to be, make, more the, make them more efficient. More inclusive, more resilient, and more sustainable for better production, better nutrition, a better environment, a better life for all, leaving no one behind. This call to action is also rooted in this year's World Food Day on 16th October, which marks the birth of FAO 77 years ago. World Food Day. Is a global, loud, and clear call for great commitment towards achieving the world without hunger and malnutrition. With its theme, Leaving No One Behind, World Food Day 2022 demands action to increase resilience, build forward better, and achieve sustainable development goals by transforming our agri food systems. Agri food system transformation requires constant learning. This belief is at the core of our work, and that is why such as the University of Siena and a graduate like you, with so many new ideas for how your future should look and have such an important role to play. I hope that you will participate in the World Food Forum run by the FO Youth Committee and the FO Women's Committee to be held from 17 to 21 October at the FO in Rome. This is our second forum building on the successful event held last year and is focused on empowering young people to actively shape our agri food systems. The World Food Forum and its many activities around the agro-food policy, science and innovation, education and culture are driven by the group of youth. Dear young friend, for the last five years, we have seen yet another spike in global level acute hunger. Between 2018 and 2021, the number of people in crisis situation. In countries where well, the conflict was the main driver of acute food insecurity, increased by a staggering 88% to the over 139 million people. According to the global report on food crisis released on fourth of May in 2021, about forty million more people experienced acute food insecurity compared to 2020 bring the total to the 193 million people in 53 countries and territories. worryingly, the projection is for further deterioration through the 2022 including a place with catastrophic food insecurity. there are farming risks in yemen, somalia, south sudan, and afghanistan. the war in ukraine, revive the concerns of historically high food and energy prices and their impact across the world. the increase in energy and fertilizer prices is putting the next global harvest at risk. according to our latest scenarios, it could increase chronic undernourishment by additional 18.8 million people by 2023. We are neighbours on this small planet. Village. What happens to one affects us all. We need to work together to address these challenges, and transform our food system for the benefit of all. We need to work across sectors together with all stakeholders and partners, fostering innovation, partnership for the food security world. Is uh, the pro top priority of the uh, United Nations, as uh, set out in the 2030 Agenda, and it's uh, 17 Sustainable Development Goals, SDGs. And it's uh, in embodied in the FAO Strategy framework, 2022 to 31, which will guide our work over the next decade. To reach this goal, we need to build a stronger, the more strategic partnership with the civil society organizations. Parliamentaries, indigenous peoples, academia, and the research institutions, and the private sector. And especially with the youth and all of you. Strengthen the capacity in science, technology, innovation, and access to them by seeds, LDCs, LLDCs can accelerate progress towards the SDGs. Academic and the research institutes are critical partners in this area. FAO, is currently cooperating with over 80 academia and research institutions worldwide, 10 of which are in Italy. We have a memorandum of understanding with the Prima Foundation, a network of research and innovation institutions involving 19 countries in the Mediterranean that promote innovation, technology transfer, and training support. University of Siena is at the heart of this, serving as the host of the Italian Secretary of the Prima Foundation. As a part of the campaign, Together for the SDGs, FL is launching the web app called Able Actions to inspire the public, especially young people, to learn about the 2030 Agenda and how you can help achieve the global those here in your own city. I encourage you all to download the app from SDG War here in the Siena and learn about the specific actions you can take. Together we can make our urban areas more inclusive, safe, green, resilient to ensure harmony with nature and improve the city life. Siena is make a great effort to be a sustainable city through a balanced approach to protecting the local environment while stimulating economic growth through the good urban planning urban usage land usage rural and urban development we believe that science and innovation have an enormous potential to help us overcome the complex society Economic, environmental challenges faced by our agri-food systems. For this, we need to leverage the power of academic and research institutions and new graduates like you. FAO is committed to strengthening the bonds with the academia, with the objective of making our next generations of the partnership truly transformation. Today you started your journey to make our world more food secure and better for everyone, well. i congratulate you on receiving your degree today. it is a new start for new life. and i wish to leave a number of messages for you today. first, education does not come only from books, but also from a lifelong journey. Second, global pandemic has made your university life so different from your senior armadas. You have improved yourself and are now stronger and resilient. The third, passion and humility help you to overcome all challenges. Fourth. Commitment, openness, innovation, and adaptation are key to unlock your true potential. Last and not least, a smile is a real soft power, and optimism is a new opportunity for your life to open the, your new door in the, your long journey of life. Let us learn together, exchange together for a better world. Congratulations, duty, congratulations to all of you. Grazie mille. Thank you. Good luck. Before I came here last night, I prepared a special gift for the uh, president of the university. And they show my personal admiration, this historical university in the world, and in the Chinese calligraph. I explained. And for the senior university, Xin So you have a 1,000 years uh, education history. It's a holy place for the world education. And one most consistently from the start, your founder of a university, is passion. Uh, passion in your heart, passion in your head. Passione e vostra soul. FLDG. Yu. Thank you. Il rettore dona al dottor Chu Ju la medaglia dell'Università di Siena. Thank you. Thank you. Inizia ora la cerimonia di conferimento della laurea magistrale ad honorem in economia per l'ambiente e la sostenibilità al professor Jeffrey Sachs. Prende la parola il professor Claudio Pacati per leggere la motivazione del conferimento della laurea ad honorem. Magnifico rettore, signor Sindaco, autorità, spettabile autorità, laureate e laureati dell'Università di Siena e signore e signore tutti intervenuti. Il Consiglio Direttivo della Scuola di Economia e Management, nelle sedute del 18 febbraio 2020 e del 16 giugno 2021, ha discusso e quindi proposto all'unanimità il conferimento al professor Jeffrey Sachs della laurea magistrale in economia per l'ambiente e la sostenibilità. La proposta è stata accolta all'unanimità dai dipartimenti di economia politica e statistica e di studi aziendali e giuridici, che sono i due dipartimenti che si raccordano nella scuola, e quindi, sempre all'unanimità, è stata accolta dal Senato accademico dell'Università di Siena. Do lettura della motivazione. Jeffrey Sachs è direttore del Centro per lo Sviluppo Sostenibile della Columbia University di New York e SDG Advocate per il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. È Presidente del United Nations Sustainable Development Solutions Network, SDS Network, in cui dal 2012 l'Università di Siena svolge il ruolo di host institution per la versione regionale, per il network regionale. SDS Network Mediterranean. Jeffrey Sachs ha partecipato a molteplici attività didattiche di ricerca con l'Università di Siena. È docente del Massive Open Online Course Sustainable Food Systems e Mediterranean Perspective, lanciato nel 2018 da SDS Network Med, dall'Università di Siena e, da, e insieme ad altri partner. Questo corso è distribuito su scala globale attraverso la piattaforma Edex e annovera ad oggi più di 7.000 studenti. Il professor Sachs ha fatto parte della faculty della Siena Advanced School on Sustainable Development per le tre edizioni 2018, 2019 e 2020, nonché, e questo è un aggiornamento rispetto alla motivazione che è precedente, di quella 2022 attualmente in corso. La scuola è organizzata dall'Ateneo insieme all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Il professor Sachs ha partecipato a numerose iniziative, eventi e conferenze di rilievo internazionale organizzate dall'Ateneo. È coautore con il professor Angelo Riccaboni del rapporto Sustainable Development in the Mediterranean 2020 e coordina il gruppo di ricerca che da due anni sviluppa il progetto Fixing the Business of Food sull'allineamento delle aziende del settore agroalimentare agli obiettivi dell'Agenda 2030. Questo eh, progetto è condotto dal Santa Chiara Lab dell'Università di Siena insieme alla Columbia University e all'SDS Network. Prende la parola il professor Angelo Riccaboni per pronunciare la laudazio. Magnifico rettore Francesco Frati, sindaco Luigi De Mossi, autorità, laureate e laureati dell'Università di Siena, signore e signori. La brillantissima carriera di Jeffrey Sachs è iniziata all'Università di Harvard nel 1980, dove ottenne la conferma a soli 28 anni ed è proseguita dal 2002 all'Università Columbia di New York, dove attualmente è professore di economia e dirige il Centro per lo Sviluppo Sostenibile. Jeffrey Sachs è autore di centinaia di articoli scientifici e di libri venduti in tutti i paesi. Il suo instancabile impegno e le sue competenze, anche organizzative, nell'affrontare sfide complesse come le crisi del debito, l'inflazione, la transizione da, dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, l'AIDS, la malaria, la povertà, l'emergenza alimentare e quella nutrizionale. Il cambiamento climatico e la pandemia da Covid-19 l'hanno portato ad essere uno degli esperti più apprezzati al mondo, non solo nell'ambito del dibattito accademico, ma anche da parte di molteplici istituzioni internazionali e governi di tutti i continenti. Jeffrey Sachs è stato più volte nominato dalla rivista Time fra le 100 persone più influenti al mondo. È stato consigliere sui temi dello sviluppo sostenibile. Dei Segretari Generali delle Nazioni Unite Kofi Annan e Ban Ki-moon, e lo è di Antonio Gutierrez e di Chu Dong-ju, direttore generale della FAO, che oggi ci onora con la sua presenza. È stato fra i consiglieri di Papa Giovanni Paolo II per l'enciclica Centesimus Annus ed è membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, con la quale collabora per l'attuazione dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Particolare rilievo va segnato proprio all'impegno di Jeffrey Sachs sui temi dello sviluppo sostenibile. Sachs ha avuto un ruolo centrale nel piano di attuazione dei Millennium Development Goals, gli obiettivi individuati dal 2000 al 2015 per far fronte alle esigenze dei poveri del mondo, dirigendo il Millennium Project ha poi contribuito in maniera significativa, come ricordava il Rettore Frate all'inizio, al dibattito planetario che ha portato all'approvazione nel 2015 dell'Agenda 2030 da parte di 193 Paesi, tanto da essere fin dall'inizio alla guida del Sustainable Development Solutions Network, SDSN, lanciato nell'agosto 2012 dal segretario generale Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite al fine di mobilitare competenze scientifiche e tecniche del mondo accademico, della società civile e del settore privato per la risoluzione delle principali sfide dello sviluppo sostenibile su scala nazionale, locale e globale. Ad oggi SDSN si sta rivelando un grande successo contando sulla partecipazione di oltre 1600 istituzioni di tutto il mondo il cui lavoro è articolato in 35 reti nazionali e 13 regionali. SACS promuove con decisione una visione olistica dello sviluppo sostenibile che tenga sempre conto non solo della dimensione ambientale ma anche di quella sociale e di quella economica. Le sue parole, riprese dai principali media globali, aiutano tutti a capire la portata dei problemi che abbiamo di fronte. E ci responsabilizzano e esigono un maggiore impegno da parte di chi ci rappresenta e ci governa, sottolineando sempre, come ha fatto ieri sera in un ammirabile talk al Rettorato, che etica e politica non dovrebbero mai essere disgiunte fra di loro. SACS sensibilizza i governanti e i cittadini di tutto il mondo attraverso rigorosi e periodici rapporti scientifici, capaci di misurare quanto stiamo avanti nel raggiungimento dell'agenda 2030. Crea le condizioni per l'applicazione di soluzioni concrete alle questioni della sostenibilità, anche attraverso il coinvolgimento e la formazione di decine di migliaia di giovani in tutto il mondo. Sta insegnando ai governanti, mass media, mondo accademico, imprese, opinione pubblica, che la ricerca, la scienza, l'innovazione, le università sono determinanti per un ambiente più sostenibile, società più inclusive e un'economia più rispettosa dei diritti di tutti. Proprio i temi dello sviluppo sostenibile sono quelli che stanno alla base della forte relazione scientifica e didattica esistente fra l'Università di Siena e Jeffrey Sachs. Il rettore Frati in questi giorni ha ricordato come l'Università di Siena, anche per le caratteristiche del territorio di riferimento, abbia sempre avuto una forte attenzione ai temi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, come da lui stesso, come da Frati stesso dimostrato, ponendo la sostenibilità come principio guida della programmazione strategica e nel suo continuo supporto a SDSN, di cui lo ringraziamo. Tale attenzione è evidenziata anche dagli studi pioneristici di molteplici docenti, fra i quali Enzo Tiezzi, Alessandro Vercelli e Giuseppe Catturi, ed oggi... Solo per rimanere nell'ambito economico, dalle attività della Scuola di Economia e Management e dei suoi due dipartimenti, al cui interno viene offerta la laurea magistrale in Economia per l'Ambiente e la Sostenibilità, conferita ad honorem a Jeffrey Sachs. Per tutte queste ragioni, l'Università di Siena è stata fin dall'inizio parte di SDSN, coordinando le attività della Regione del Mediterraneo, collaborando in molteplici progetti di ricerca inerenti, ad esempio alla lotta all'inquinamento marino dovuto alle plastiche e alla promozione di sistemi agroalimentari sostenibili e offrendo programmi formativi congiunti come la Siena International School on Sustainable Development che si è conclusa proprio ieri. Conclusione. Siamo tutti consapevoli ormai che le sfide ambientali, sociali ed economiche che abbiamo di fronte sono complesse e difficili. Per fortuna dal 25 settembre 2015 abbiamo una bussola che ci aiuta frutto della cooperazione fra tutti i paesi del mondo, rappresentata dall'Agenda 2030 e dagli SDGs. E abbiamo dei leader come Jeffrey Sachs, che con il suo esempio e il suo instancabile impegno ci fa sperare che l'umanità sia in grado di trovare quanto prima le soluzioni per un futuro più giusto. Vi ringrazio dell'attenzione. Invitiamo il professor Jeffrey Sachs a salire sul palco e a tenere la sua dissertazione. It's not every day you get to speak in a place like this. So I'm going to enjoy it. Thank you very much. <laughs> Rettore Francesco Fratti, Syndico Luigi De Mosi, Director General Dong Yu Xu of the Food and Agriculture Organization, Ambassador Gatti, Excellencies, dear faculty, my dear friend and colleague Angelo Riccoboni, founder of the Siena International School of Sustainable Development, alumni, family, friends, and of course especially the graduates of twenty twenty two. It is breathtaking to be together today in the Piazza del Campo. We join here the chain of humanity that stretches back across generations to the founding of this great university in 1240 and to the completion of this unbelievable site for humanity in 1349, and to all of the cultural triumphs of Siena and Italy that date back millennia even before that. We are the blessed inheritors of great traditions, and we are the stewards in our own time of the unmatched beauty of this place and of the civilizational achievements that it represents. The University of Siena stands as one of the founders and pillars of the network of great Italian universities Bologna, Padua, Naples, Siena, Macerata, Rome, Perugia. Firenze, Pisa, and others that created the Renaissance, gave birth to modern science, reanimated the great philosophies and learning of antiquity, and shaped our most modern ideas of politics and society. I am profoundly moved to receive the laurea honoris causa in economia dell'ambiente e della sostenibilità. I'd like to express my gratitude to the Rector, the Senate, and the School of Economics and Management of the University of Siena for the Laurea Magistrale. And for an academic as myself, it is a unique honor, really a joy, to be welcomed into this remarkable community that I so much revere and treasure. My dear friend, Professor Riccoboni knows that this place holds a particular charm for me. It's not only a place of unbelievable beauty, so if you get tired of my speech, just look at how beautiful this place is. Relax and enjoy. There's no place on the planet like it. It's not only the site of the polio, the civic tradition that transports us to the high renaissance and that epitomizes social capital. It's also the home to one of the greatest artistic creations of all time Ambrogio Lorenzetti's Allegory of Good and Bad Government, the three fresco panels in the Palazzo Pubblico just in front of us that dates back eight centuries to 1338. And we got a chance to see it on scaffolding today, so an absolutely additional special treat. We can say that these frescoes are the parable of the Sustainable Development Goals, although Lorenzetti painted them 677 years before the SDGs were adopted. Good government, Lorenzetti shows us, is sustainable development. In the fresco of good government, there are ample crops, prosperous livelihoods, farmers, fishermen, craftsmen, there's leisure time. There is commerce and transport on urban infrastructure. There are the arts, music, and dancing, and there are the magistrates enforcing the rule of law. Most importantly, at the center of the fresco, there is justice and there is peace. Then Lorenzetti directs us on the neighboring wall to bad government. We may say that this is the vivid depiction of unsustainability. There are the sick lying in the streets as if COVID had hit, but the vaccines had not been properly distributed. There's the collapse of infrastructure and the crumbling of buildings. Commerce is shut down. In the countryside, opposing armies confront each other in this fresco. Maybe it's the Russian and Ukrainian troops battling in the Donbass. While good government is presided by the Siena Council of Nine, and the virtues of justice presiding over fortitude, prudence, magnanimity, and temperance. Bad government is presided over by the cross eyed Tyramides, the tyrant, and his cronies, cruelty, deceit, fraud, fury, division, and war. And I didn't even know till today that division is a woman sawing, sawing her own leg off. This is division when we cut ourselves apart in this self destruction in Lorenzetti's remarkable fresco. What he is telling us is the most important lesson for our time that Earth can be a delight of prosperity, justice, and environmental sustainability, that is, a place of sustainable development, or Earth can be a kind of hell. Governed by a tyranny of misrule, leading to the collapse of prosperity, unmet social needs, and worst of all, the march of armies across the countryside, laying waste to generations of investment and achievement. Which will it be is a choice. It's a human choice. It's not a matter of scarcity, it's not a matter of lack of technology, or it's not a matter even of the whims of nature. Human destiny is in our hands. We take that destiny into our hands not only through our individual efforts, but collectively through governance. Good governance clears the path to sustainable development. I like very much how President John F. Kennedy put this same point nearly 60 years ago in his wonderful address to the American people on the possibilities of peace on June 10, 1963 president kennedy said our problems are man-made therefore they can be solved by man and man can be as big as he wants no problem of human destiny is beyond human beings man's reason and spirit have often solved the seemingly unsolvable and we believe they can do it again end quote when we view lorenzetti's wonderful frescoes we are also reminded that the choice between good and bad government is not a once and for all choice. It's the choice of every generation, whether Lorenzetti's or President Kennedy's or our own. Actually, the idea that government can be either good or bad and that the choice depends on us predates Lorenzetti by around 1,700 years to the writings of my favorite philosopher, Aristotle. In the politics, Aristotle lists three good forms of government monarchy, aristocracy, and republic, and three bad forms of government tyranny, oligarchy, and populist mob rule, or what we call populism today. Aristotle's moral theory in the Nicomachean Ethics and the politics aimed to promote a virtuous cycle. In which good government fosters virtuous citizens through education and mentoring, and virtuous citizens foster good government through their active participation in public policy. It's that difficult process of two way feedback that still challenges us today. Lorenzetti was directly drawing on Aristotle by depicting the role of virtues, Aristotelian virtues, in achieving good government. If we are to achieve, ladies and gentlemen, the Sustainable Development Goals, we will need to foster the virtues of citizenry worldwide and the benefits of good government. I think we can do so. <clears throat> I always draw hope and inspiration from Italy in this regard. Just last week before arriving in Siena, my wife Sonia and I stood in awe in two other glorious rooms like the one just behind me to imbibe Italy's profound spirit of aspiration and optimism. The first of these rooms is yet another room of breathtaking frescoes, the Stanza della Signatura in the Stanza di Raffaello of the Apostolic Palace of the Vatican. In truth, it's my favorite room in the whole world. Raphael's four frescoes. No other artist before or since has depicted the human striving towards perfectibility as powerfully and wondrously as Raphael. As you will recall, and it's in the booklet if you can look at the beautiful, my favorite picture, the room's four frescoes are dedicated to philosophy, religion, the arts, and the cardinal virtues as the four pillars of human aspiration. Raphael's tribute to philosophy. Known to us today as the School of Athens, is the most joyous celebration of wisdom that I know of. And again, a harking back to Aristotle's Ethics, with the philosopher holding in his hand in Raphael's fresco uh, his book, The Ethics, as Aristotle converses with Plato. The other room last week that profoundly inspired me is the meeting room of the Pontifical Academy of Sciences and Social Sciences at the Casina Pio Quattro, Vatican City. The Pontifical Academy is yet another ancient institution with roots that date back to the Academia del Lince of the first years of the 17th century. The Academia del Lince, with Galileo Galilei as a founding member, and the Pontifical Academy of Sciences today are based on the singular idea of bringing scientific knowledge together with the ethics of human dignity in the service of the common good. And of course, ladies and gentlemen, as you know, there are many more links with Galileo here. Just about 290 meters in this direction, Galileo came for the final part of his life after his sentencing in Rome. He came and he continued his science living here in Vienna, interestingly, at the invitation of the Pope. So, this is a good sign that really the Pope and Galileo were continuing their efforts together towards the truth and towards the human good, and Siena played a fundamental role. Now, I also have to add in parentheses that Galileo completely overturned Aristotle's cosmological theories. Aristotle believed in the perfectibility and spherical universe and its, its rotation systematically and the Earth at the center of the universe. And Aristotle was all wrong on that. He's still my favorite philosopher. But he was wrong, and Galileo disproved him. And you know what? Aristotle would have loved Galileo for doing so. Because what Aristotle wanted was truth, and he wanted truth through observation. So, Aristotle's core principles of ethics and logic and science and truth prevail even as the specific theories are overturned and updated. Now, at last week's gathering of the Pontifical Academy of Social Sciences, the participants discussed how the war in Ukraine can be brought to a rapid end at the negotiating table in order to stop the massive killings devastating destruction of ukrainian property and the global tsunami of rising food and energy prices that are now suffered throughout the world the wonderful global leader in food and agriculture here with us today whom we've just listened to his wisdom dr dong yushu is making tremendous contributions around the world to helping countries to feed themselves and face the shocks from the pandemic and the war yet in my view Peace, just as Lawrence Eddy said, should be the first step towards ending global hunger, providing the platform of global cooperation upon which Dr. Hsu's and FAO's efforts can build. In my view, the war in Ukraine can and, can and should be stopped immediately through negotiations, not on the battlefield, and based on a core compromise. That Ukraine would be rendered safe and secure through commitments of the UN Security Council, Russia would w withdraw, and the United States would pledge that NATO will stop expanding eastward into the Black Sea region, and in that way, allaying Russia's security concerns about the eastward enlargement of the US led military alliance. We don't need military alliances. We need cooperation and peace, ladies and gentlemen. Graduates of the class of 2022, thank you so much for listening to my musings today in the hot sun. This is a day of celebration for you, yet, I imposed on you. With a rather heavy romp through philosophy, public policy, and even the questions of war and peace. On this very sunny, wonderful day, we should perhaps simply celebrate your accomplishments and the unbelievable beauty of this venue. Yet I wanted to share with you these words because you are now heirs to the challenge faced by every generation to make government good. Now, in exactly two weeks from today, you know what will happen in this place. The polio will be run this year for the first time since the pandemic outbreak. And it's interesting for us to reflect, by the way, that this beautiful piazza, these wonderful nine travertine lines that show the nine of the council of this great city. This piazza was finalized in the year 1349, one year after the Black Death swept through Italy. So, this is a piazza in the recovery from a pandemic. And that is a heartening sign that in a year afterwards, you can build one of the most beautiful places on the entire earth with that inspiration. That's the spirit of Siena and of Italy. Now, I just want to tell you how brilliant the leaders of Siena were 500 years ago. 500 years ago, they divided this city into Contradas. How many? 17. Why did they do that? Because of the 17 Sustainable Development Goals. How did they know? Because they're smart here. You're very smart people. And you've also given me an idea, which is the SDGs should become a global polio. We should have a race among the 17 SDGs. Each one can be a contrada. And Dr. Hsu's contrada is SDG number two. I'm sure he's going to finish first in the horse race. But we've got to get the spirit of Siena and the polio, 17 goals chasing each other. And this way, we're going to get them accomplished. Well, graduates of the class of 2022, you have been blessed with one of the greatest educations on the planet in one of the most wondrous places on the planet. Please use your new skills along with the virtues that Aristotle recommended wisdom, fortitude, temperance, and justice, and that Lorenzetti and Raphael celebrated. You will soon be the global leaders of sustainable development, and the challenges of war and peace will rest in your hands. Always choose peace. Build on your achievements at this glorious university, and please accept my warmest congratulations to you and your families, and my best wishes for the celebrations of this joyous day. Thank you very much. Di laurea magistrale ad honorem in economia per l'ambiente e la sostenibilità. Il rettore consegna a Jeffrey Sachs l'anello dottorale. A inizio la cerimonia delle laureate e dei laureati all'Università di Siena che hanno conseguito il diploma A inizio, A inizio... A inizio la ok ora ha inizio la cerimonia delle laureate no ma nemmeno Mi sentite? Insomma... Un attimo più! Oh, nemmeno questo, eh! Aspetta, aspetta! Bene Ora? Adesso? Arriva? Ti arriva qualcosa? Ok. A inizio! Niente! Arriva qualcosa ora? Arriva, 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 arriva. Prova, prova. Prova. Prova, prova. Ok. Eccolo, eccolo, eccolo. Okay, eccolo. Sa, sa. A inizio la cerimonia delle laureate e dei laureati all'Università di Siena che hanno conseguito il diploma nel periodo 1 maggio 2019-15 giugno 2022. Bravo. Prende la parola il magnifico rettore, professore Francesco Frati. Grazie, buongiorno di nuovo. Buongiorno e grazie. Adesso posso rivolgermi direttamente a voi, laureate e laureati dell'Università di Siena, dottoresse e dottori e alle vostre famiglie. Intanto per dirvi grazie. Grazie per aver scelto due, tre, quattro, cinque o sei anni fa Siena e la sua università per affrontare questo pezzo importante della vostra vita. Grazie per aver reso vive le nostre aule le nostre biblioteche, i nostri laboratori con il vostro entusiasmo e la vostra passione, la vostra voglia di imparare e il vostro desiderio di conoscenza. Grazie per aver reso ancora più eccitante questa città con la vostra voglia di vivere. Non è un caso che oggi siamo tutti qui in Piazza del Campo, la piazza che nei vostri anni di università vi ha accolto. Abbracciato e coccolato. La piazza, che è il luogo più simbolico di quel raccoglimento delle tranquille città appartate, dove è possibile quella giornaliera consuetudine tra professori e studenti senza la quale l'insegnamento universitario si riduce a vuota accademia. Non sono parole mie, sono le parole usate da Piero Calamandrei, padre costituente che qui insegnava esattamente cento anni fa, nel descrivere Siena, di cui, sono sempre le sue parole, l'università era il cuore pulsante. Oppure questo è il luogo dove si accorciano le distanze tra studenti e professori, in quanto è dal confronto continuo che nascono le soluzioni più brillanti. E anche queste, che sono testuali, non sono le mie parole, ma sono le parole di una laureata come voi. Di cui ovviamente non faccio il nome, che mi ha scritto qualche settimana fa, dispiaciuta di non poter prender parte per motivi personali a quest'odierna cerimonia. Ringraziando l'Ateneo per averle dato la possibilità di discutere la tesi in presenza e per seguire il proprio obiettivo personale. Ancora le sue parole, imparare per non dimenticare. Questo quindi è il luogo migliore anche per darvi il nostro commiato, o meglio per festeggiare insieme il risultato che avete raggiunto. E con la sua solennità, questa piazza è il luogo più idoneo per chiudere questa parentesi della vostra vita. Perché questo periodo, quello dell'università, ve lo ricorderete per tutta la vita. Le amicizie, le sensazioni, le gioie e le delusioni resteranno parte del vostro bagaglio di memoria e costituiranno per sempre il trampolino invisibile. Degli ulteriori salti che farete nel futuro. Lo sanno bene e ce lo dimostrano continuamente le migliaia di laureate e laureati dell'Università di Siena che periodicamente animano la vita dell'Associazione Osiena Alumni, il cui presidente Giulio Ancilli vi saluterà tra poco. Sia che siano senesi oppure che tornino a Siena da molto lontano. Nei loro occhi si legge il senso di appartenenza ad una comunità che non vi lascia più. E si legge nei loro occhi il desiderio di restituire qualcosa alla città e all'istituzione che li ha accolti. Da oggi, anche voi, laureate e laureati, entrate a far parte di questo gruppo e speriamo di avervi di vedervi partecipare alle loro numerose iniziative. Per questo motivo, ad ogni Graduation Day chiediamo sempre ad un alumno o ad un'alunna di prestigio dell'Ateneo di venire a raccontarvi e a raccontarci la propria esperienza di vita seguita al periodo di studio. Ringrazio pertanto la dottoressa Daniela Fatarella, laureata a Siena in Scienze della Comunicazione nel 1999, che ha accettato il nostro invito e che interverrà dopo di me. Ma questo non è solo un momento che chiude un'esperienza, anzi io penso che questo sia soprattutto un momento che vi apre la porta ad una seconda parte della vostra vita. Noi speriamo di avervi messo nelle condizioni di attraversarla, quella porta, di avervi aiutato a conseguire gli strumenti per pattinare, come cantavano i Pink Floyd, nel ghiaccio sottile della vita, skating on the thin ice of modern life. Non avete soltanto comprato i pattini, avete le conoscenze per pattinare, per pattinare dove il ghiaccio è più sicuro e anche per sognare di poter pattinare dove il ghiaccio è più sottile. E sul tema dei sogni ci torneremo alla fine. E se voleste in futuro onorare la conoscenza che avete acquisito durante gli studi universitari, non usatela soltanto per i vostri pur legittimi ovviamente obiettivi personali. Condividetela, diventatene ambasciatori, diventate, come ha usato qualche tempo fa un ragazzo dei Fridays for Future, i portavoce degli scienziati. Vorrei adesso con voi soffermarmi su una parola e provare ad enfatizzarne tre aspetti, anche con l'aiuto di qualche citazione letteraria e musicale. La parola è il tempo. C'è una prima declinazione di questa parola su cui vorrei soffermarmi, il tempo dell'università. Se ci pensate bene, il tempo è una delle, cose, delle poche cose che non possiamo comprare. Avendo voi deciso di investire una parte della propria vita, alcuni anni della vostra vita, a studiare, imparare e ricercare, avete fatto un investimento. A differenza però di chi investe in azioni, immobili o fondi, voi avete investito su voi stessi, voi avete scommesso sulla vostra capacità di migliorarvi, sulla vostra volontà di determinare il vostro futuro, sulla vostra caparbietà di decidere chi volete essere e non solo che cosa volete fare. Come ha detto qualche giorno fa la scrittrice Rosella Postorino, che qui da questo palco nel 2019 tenne uno straordinario discorso ispiratore di fronte ai vostri colleghi solo tre anni più grandi. Da quel discorso Rosella ha tratto un libro uscito recentemente nel quale si tratteggiano con straordinaria sensibilità ed una spiccata abilità descrittiva le caratteristiche dell'esperienza universitaria, quella che tutti voi avete vissuto. Un'esperienza, sono le parole di Rosella, che significa... Conoscere persone, non essere mai sole e dove studiare e laurearsi significa cercare di essere almeno un po' più liberi. Perché aver frequentato l'università non è stato per voi importante soltanto per, per assistere alle lezioni di buoni docenti, quelli che sono qui alle mie spalle e che ringrazio. Quei contenuti ormai sono disponibili e facilmente accessibili quasi ovunque. Aver frequentato l'università. Ha significato soprattutto condividere sensazioni, sguardi, impressioni con i vostri colleghi e le vostre colleghe. Ha significato arricchire la vostra esperienza dal racconto delle esperienze altrui e dalla conoscenza di culture, abitudini e stati d'animo diversi. Lo abbiamo imparato molto bene durante gli anni tristi della pandemia, durante i quali non ci sono tanto mancate le lezioni e gli esami che avete sempre seguito e sostenuto in modalità digitale. Vi sono mancate soprattutto le biblioteche, i laboratori, le sale di studio e persino i cortili dell'università, i luoghi dove si cementano amicizie e dove si può imparare quello che non è scritto sui libri o sulle dispense. Queste sono le cose che rendono l'esperienza universitaria indimenticabile. Il secondo modo di vedere il tempo è quello di essere consapevoli che ora è il vostro più grande alleato. Voi avete il tempo dalla nostra parte. Time is on your side, parafrasando una canzone resa famosa dai Rolling Stones. Dovete essere bravi a sfruttare questo vantaggio e a farlo attingendo dalle vostre risorse intellettuali. Se è vero, come ci ricordava ancora una volta Rosella Postorino, che studiare è un privilegio, non sprecate mai il privilegio che avete avuto, non abbiate paura di sbagliare perché il tempo è dalla vostra parte, dalla parte di chi sa di avere i mezzi per cambiare il proprio futuro e che può provare a farlo contando sulla propria conoscenza. In futuro potrete trovare molte persone che si comporteranno come ha sintetizzato il sindaco. Non quello di Siena, uno dei personaggi di Do the Right Thing di Spike Lee. Coloro che lo sanno, dice il sindaco, non ve lo diranno. E quelli che ve lo diranno, non lo sanno. Una frase che è anche un monito per diffidare degli imbonitori, per andare a verificare le fonti, per capire quale comunicazione sia corretta e quale involontariamente sbagliata o volutamente manipolata. Ce lo hanno spiegato bene, tra gli altri, proprio i vostri colleghi e le vostre colleghe che hanno seguito quest'anno il laboratorio di teatro del progetto Prometeo scatenato e che hanno messo in scena poche settimane fa lo spettacolo Ti dirò tutto, dedicato proprio ai rischi delle cosiddette fake news. Qualsiasi sia l'interrogativo, voi avete gli strumenti per scoprirlo e per rispondervi da sole e da soli. E questi strumenti li avete imparati anche e soprattutto nei vostri anni universitari. Ma dovete anche imparare a rispettarlo il tempo, perché il tempo non vi farà sconti, non vi aspetterà. Eccoci dunque, arrivati alla terza declinazione della parola tempo. Per la quale scomoderò, me lo consentirete, un altro grande della musica rock, Freddie Mercury, il quale nella sua canzone Time. Ci ricorda che il tempo non aspetta nessuno. Time waits for nobody. Un titolo e un testo che sembrano scritti apposta per rappresentare un monito o forse uno stimolo per le laureate e i laureati come voi e che ci ricollega anche alla necessità di agire tutti insieme per affrontare i grandi problemi e quelli più cogenti del nostro pianeta e della nostra società. Dallo sviluppo sostenibile alla drammatica degenerazione della guerra e dell'uso indiscriminato di armi, della violenza e della sopraffazione, come ci ricordava poco fa il professor Jeffrey Sachs. We've got to build this world, this world together. Dobbiamo costruire questo mondo insieme. Se quindi il tempo è il vostro grande alleato, non dimenticatevi mai che il tempo non aspetta. E non perdete questa occasione, non perdete le occasioni che vi capiteranno davanti. Non abbiate paura di rischiare, perché il rimpianto per un'occasione persa potrebbe essere più doloroso del rimorso per una scelta sbagliata. Ho fatto ampio uso di spunti musicali in questo mio discorso e mi avvio alla conclusione con un altro di questi spunti. C'è una bella canzone dei Negrita che sembra raccontare benissimo la parabola degli studi universitari. La canzone che si intitola Ho imparato a sognare inizia come probabilmente inizia la propria avventura un qualsiasi gruppo di matricole universitarie. C'è chi era in incapace a sognare e chi sognava già. Adesso, dopo gli anni di università, siete tutte e tutti diventati come invece l'ideale protagonista di quella canzone che conclude C'è cioè che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. Ecco, se avete anche imparato a sognare non smettete adesso, ma continuate a farlo, rafforzati dal bagaglio della conoscenza e della ragione, che sono i migliori strumenti a vostra disposizione per trasformare qualcuno dei vostri sogni. In realtà. Vi saluto con affetto e vi auguro un radioso futuro. Grazie. Interviene adesso la dottoressa Daniela Fatarella, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università di Siena, direttrice generale di Save the Children Italia. La invitiamo a salire sul palco. Devo dire che questa è la mia piazza del cuore, quindi nonostante il caldo non sarei voluta essere da nessun'altra parte oggi. E quando vi guardo eh, mi sento molto vicina a voi e mi rivedo tantissimo un po' nelle vostre facce, cerco anche un po' quella magia, quella gioia che anch'io nel 1999 ho provato qua. Io lavoro nella cooperazione internazionale da oltre vent'anni e oggi ho l'onore di guidare la più grande organizzazione non governativa in Italia, Save the Children. Però tutto è partito qua, da dove siete voi ora, è partito da questa piazza. Sono molto emozionata e per diverse ragioni, ma soprattutto perché l'Università di Siena mi ha permesso di intraprendere un viaggio che non si è ancora fermato. E sento proprio il privilegio di condividere con voi questo momento così importante, e vi faccio gli auguri e vi auguro di tenervelo stretto nella mente e nel cuore come faccio anch'io da più di vent'anni. Ringrazio veramente l'Università perché studiare qui Scienze della Comunicazione per me è stata una vera chiave di volta. Io venivo da un paese piccolo, non conoscevo il mondo e non avevo idea che sarei diventata una cittadina del pianeta. Però l'università è stata in realtà una piattaforma perfetta, perfetta per cambiare prospettiva e iniziare veramente ad abbracciare culture e mondi diversi. E soprattutto mi ha permesso da subito di cominciare a comprendere come tutto è interconnesso e come quello che accade in un luogo poi si ripercuote a chilometri di distanza. Io condivido oggi una cosa molto privata. In questa università ho cominciato a mettere a fuoco il mio senso di scopo. E cioè che per me è impossibile, anzi devo dire che è giusto e miope non lavorare per migliorare la società in cui siamo, sia questa una società vicina o lontana e ho cominciato a metterlo a fuoco qua. Perché in questo percorso di studio è stato molto importante non tanto il cosa imparato, ma il come Voglio dire che non sono stati i libri che ho letto, gli insegnanti con cui mi sono confrontata, gli esami che ho sostenuto. Certo tutto questo è stato fondamentale per avere quel bagaglio culturale che prima citavano come solido e fondamentale, ma quello che mi ha permesso di essere ciò che sono oggi in realtà è stato radicato nel come in questa università. Mi è stato chiesto di, appro di approcciare il sapere e la conoscenza. Mi è stato insegnato che le domande sono molto più importanti delle risposte, perché sono le domande, ancora prima delle risposte, che ci portano a fare riflessioni importanti, che ci portano a vedere le cose da angoli diversi. Sono le buone domande che definiscono l'oggetto della nostra concentrazione, della nostra attenzione e anche l'oggetto della nostra ribellione. Quindi le buone domande, molto di più delle buone o cattive risposte, sono quelle che plasmano il mondo, che plasmano il futuro. Qui mi è stato spiegato che bisogna sempre mettere in relazione le cose che una nozione è veramente vuota se non si capisce con cosa altro è messa in relazione e quello che oggi conosco come il butterfly effect all'epoca mi veniva passato con una domanda incessante che era sempre quindi cos'altro succede. Qua sono stata sfidata moltissimo ad avere punti di vista diversi, ad andare a verificare le fonti, a, toc a toccare le situazioni, non solo a sentire come venivano narrate le storie dagli altri. I miei professori ci hanno ingaggiato in conversazioni estenuanti dove l'arte della retorica che oggi conosciamo come storytelling in realtà ci veniva passata come un pilastro fondamentale per poter governare la conoscenza, per tenerci addosso l'informazione che avevamo appena imparato e per saperne fare il migliore uso. Mi è stato insegnato a dibattere quindi e mi è stato insegnato a farlo con gentilezza oltre che con coraggio. E perché uso la parola gentilezza? Perché mi è stato insegnato che quando si è ottusi e miopi insistisce e basta si può far passare un'idea, ma in realtà non si cambia assolutamente nulla. Sono stata anche spinta a essere molto coraggiosa nel difendere le mie idee, nel credere in me stessa e tutto questo i miei professori, i miei compagni e quest'università me l'hanno dato perché mi hanno spinto anche a confrontarmi con dei sistemi molto competitivi ma in realtà mi hanno sempre portato a pensare che il gruppo faceva la differenza insomma se dovessi dirla in poche parole qua sono stata sfidata a diventare la migliore versione di me stessa e questo, di questo io sarò sempre grata a questo luogo per me molto speciale Qua ho fatto delle esperienze che sicuramente mi hanno dato molto, però soprattutto mi hanno permesso di cominciare ad allenare per me tre capacità che poi mi sono sempre portata dietro. La prima è quella di saper vedere le interconnessioni, la seconda è quella di voler essere parte di un cambiamento, di non delegarlo a nessuno, ne voglio essere partecipe in prima persona. La terza cosa è di esercitare questo cambiamento con gentilezza e con coraggio. E con gentilezza non vorrei che fosse confusa con cortesia. Io qui ho imparato che il mondo è interconnesso, che potevo e volevo essere una forza gentile di cui oggi si parla tantissimo, ma sapevo di poter trasformarmi con coraggio in un agente di cambiamento. E quindi io sono questi tre punti che vi vorrei lasciare oggi. Il primo è quello proprio dell'interconnessione. Noi siamo qua oggi sicuramente per celebrare la vostra laurea e veramente auguri perché da qua parte un percorso meraviglioso. Ma siamo qua oggi e abbiamo sentito molto par parlare anche degli SDGs. Allora io non mi ripeto su che cosa sono, però questi 17 obiettivi, che sono 17 contrade da oggi in poi, che faranno la loro parte per arrivare a raggiungere i risultati. In realtà ci fanno subito vedere cosa sono le interconnessioni. Perché? Perché se voi guardate questi obiettivi non è possibile raggiungerne uno senza raggiungere gli altri. E soprattutto sbagliare su un obiettivo si ripercuote negativamente su tutti gli altri. E poi questi obiettivi che cosa ci dicono? Ci dicono che per raggiungerli dobbiamo impegnarci tutti. Tutti i paesi, non si parla più di paesi sviluppati, di paesi difficili, ma si parla di tutti i paesi e soprattutto all'interno di tutti i paesi, di tutte le parti, le istituzioni, le università, la ricerca, la società civile, tutti quanti dobbiamo fare la differenza. Allora, se vi parlo di SDGs e eh, 17 obiettivi magari vi rimangono un po' astratti. Per questo vorrei condividere una storia con voi, vorrei condividere un'esperienza, perché spesso poi sono le storie, no? Quelle che ci si appiccicano addosso, che non dimentichiamo più. Allora, io qualche settimana fa, in un centro di Save the Children, che è un centro per eh, minori stranieri non accompagnati, ho conosciuto una ragazza. Lei si chiama Fatima e ha 17 anni. Ha lasciato il suo paese, la Somalia, quando ne aveva 15. E perché l'ha lasciata? Perché la Somalia è sotto una terribile carestia provocata da una crisi climatica irreversibile. I suoi genitori erano ricchi perché erano pastori con mille capi di bestiame. Prima non c'è stato il cibo, poi l'acqua, gli animali sono morti tutti. Loro adesso vivono in un campo profughi in Somaliland. E la cosa che mi ha fatto impressione è che quando Fatima mi parlava diceva oggi la loro situazione è ancora peggiore e l'ha detto prima il professor Sachs perché peggiore? Perché stati che ci sembrano apparentemente lontani come l'Ucraina e la Somalia hanno molto in comune, perché la guerra in Ucraina e i porti minati hanno bloccato il grano che di solito fa chilometri, arriva così lontano e oggi in Somalia l'inflazione è alta, i prezzi sono alti, la famiglia di Fatima sta ancora peggio. Lei comunque è stata una giovane donna veramente molto coraggiosa, un coraggio che io vi auguro di avere. Lei è partita, ha attraversato l'Etiopia, è arrivata in Libia, che è l'unica parte del viaggio che non si sentiva di raccontare, perché ha detto che lì ci sono delle cose che nessuno dovrebbe vedere. Mi ha solo sussurrato una cosa, che si ricorda la paura dei passi nel buio. Poi a un certo punto Fatima l'hanno fatta imbarcare su una barca per l'Italia, lei non aveva idea di dove stesse andando, ma la sua mente le diceva che tutto era meglio che rimanere lì, perché prima o poi quei passi nel buio l'avrebbero sicuramente uccisa, però aveva anche una visione molto concreta, la barca era piena di gente, troppo, e, e lei non sapeva, non sa che il Mediterraneo è la, una delle rotte migratorie più mortali al mondo. Allora, quando la barca si è fermata e le persone hanno iniziato a pregare, Fatima ha detto che lei non poteva credere che era sopravvissuta al deserto per morire in mare. E infatti lei non è morta perché è arrivata la guardia costiera. Quando è arrivata in Sicilia e ha trovato gli operatori di Save the Children, lei non capiva una parola di italiano, però ha detto che ha capito subito che la sua vita stava per cambiare perché nessuno urlava più. Nessuno tutti erano gentili, le dicevano qualcosa che sembrava tranquillizzante. Oggi lei studia, vuole diventare vuole lavorare nel mondo della diplomazia, perché lei ha capito come le cose sono interconnesse, le ha vissute sulla propria pelle tutte, molto più di quelle che noi tutti vivremo in tutte le nostre vite e ha capito che vuole essere un agente di cambiamento. Ecco, allora, diciamo, questo mi fa pensare al secondo concetto che io vi vorrei lasciare dopo quello dell'interconnessione, che è l'invito ad essere dei portatori di cambiamento. Che sembra una frase un po' vuota, no? Però in realtà è una responsabilità. Voi qua avete studiato cose molto diverse, ma qualunque, qualunque sia il vostro percorso di vita futura, professionale Ricordatevi che ognuno di voi ha una responsabilità non derogabile, non derogabile ad altri. Ognuno di voi deve essere un agente di cambiamento. Ognuno di voi avrà un orizzonte professionale, personale. Dovete anche avere un orizzonte di impatto perché è una vostra responsabilità. Non sta solo a persone. Come me, che lavorano nel mondo della cooperazione, alle politiche, alle istituzioni, sta a tutti voi, sta a tutti noi. Quindi da domani in poi, se già non ve lo chiedete, chiedetevi come e in che modo con le vostre vite future potrete essere portatori di cambiamento e agite, perché così solamente metterete a terra gli SDGs. Sosterrete migliaia di Fatima che non conoscerete mai, ma li aiuterete. E poi anche nella vostra vita personale creerete uno spazio fisico ed emotivo sicuramente migliore per voi e per chi vi sta accanto. E poi un'altra cosa, dovete sapere eh, che non dovete pensare di cambiare il futuro, perché è un concetto un po' abusato, voi dovete pensare di cambiare il presente, perché solo cambiando il presente si ha un impatto sul futuro, perché il futuro si cambia adesso. E quindi un po' se mi permettete di fare così, questa inversione di paradigma sul cambiamento, spostando l'asse sul presente piuttosto che sul futuro, allo stesso modo fatemi anche un po' modificare il paradigma dell'ascito. Non dobbiamo concentrarci solamente sul mondo che lasciamo ai giovani, ma sui giovani ai quali lasciamo il mondo. Ecco perché dobbiamo investire sull'educazione, dobbiamo investire sull'infanzia, sull'adolescenza, perché questa è una risorsa ed è il nostro migliore investimento e perché? perché questo investimento garantisce un capitale di democrazia, perché questo investimento genera sviluppo economico e perché questo investimento può contribuire a realizzare un sistema di giustizia sociale. Quindi, questo è un investimento che genera cambiamento, quello che facciamo tutti noi in Save the Children tutti i giorni. Io immagino che in questi anni di università voi abbiate investito tantissimo sul vostro studio, sulla vostra mh, formazione, sulle vostre capacità. Però io mi auguro che voi siate stati lungimiranti e abbiate investito anche su altro, sulla vostra sensibilità, sulla vostra empatia, sul vostro coraggio, sulla vostra responsabilità. E qui arrivo all'ultimo concetto, dopo quello dell'interconnessione e del cambiamento. Come vi ho detto, per me questo è stato un posto speciale non solo per il cosa ho imparato, ma per il come. Allora voglio spiegarmi meglio, io in questa città ho, misura, ho maturato i primi semi del voler essere una forza gentile e vorrei essere sicura che capiate cosa voglio dire. La capacità di essere agente di cambiamento con la forza della gentilezza è una scelta consapevole perché esercitarla implica un sacco di coraggio. È molto molto più facile oggi in un mondo in cui chi urla, in un mondo in cui parla senza avere dati, in un mondo in cui chi genera paura in realtà viene ascoltato decidere di fare lo stesso, ma io sono certa che possiamo e dobbiamo avere un ruolo capace di creare impatto e di mettere in luce le buone pratiche positive, altrimenti abbiamo fallito. La pratica della gentilezza sinceramente non significa però sottrarsi al conflitto, eh? significa abbracciarlo il conflitto, farne buon uso, trasformarlo in un elemento di progresso. Quindi essere una forza gentile significa avere molto coraggio e questo binomio, questo binomio è ciò che ci permette di interpretare un mondo complesso e di sapere che da questa complessità noi possiamo uscirne attraverso le nostre capacità. Allora io ho un augurio molto semplice col quale vi voglio lasciare. Spero che possiate tutti essere una forza gentile e per esserlo dovete credere in voi stessi. Sinceramente non avete nessun'altra alternativa, non avete altra scelta. È l'unica cosa sensata che ognuno di voi può fare e dovete credere in maniera incessabile ma non fanatica nel vostro successo finale. Ecco, è importante per me lasciarvi con una frase che è di Mandela. Lui diceva sempre, io non perdo mai, o vinco o imparo. E quindi, siccome nel, nella vostra corsa verso il vostro successo finale attraverserete sicuramente tanti momenti complessi, difficili, ricordate che anche dai vostri fallimenti è proprio da lì che potete crescere e potete imparare e lavorate tutti quanti per un mondo sostenibile qualunque sia la professione che sceglierete e questo perché? perché il vostro successo sia veramente un successo per tutti. Auguri e come si dice buona vita. Il rettore consegna alla dottoressa Daniela Fatarella la penna dell'Università di Siena. Prende la parola il dottor Giulio Ancilli, presidente dell'Associazione Usiena Alumni. Buon pomeriggio a tutti voi presenti in questa piazza, cuore della città di Siena. Come prima cosa vorrei sottolineare che è bello finalmente potersi ritrovare in una giornata intensa e calorosa che senza dubbio rimarrà impressa nei nostri ricordi. Permettetemi, come prima cosa, di ringraziare Daniela Fatarella. Alumna di questa Seneo. La vorrei ringraziare non solo per essere qui oggi, fra di noi, ma per l'impegno e la dedizione quotidiana verso chi, meno fortunato, si trova in situazioni di disagio. Daniela, grazie, grazie per i regali che sai dare, per i sorrisi che sai dare, grazie per le speranze che fai nascere. Grazie per dedicarti quotidianamente a migliorare la vita di chi meno fortunato di noi si trova in situazioni di disagio. Un saluto ed un ringraziamento particolare anche a Jeffrey Sash che da oggi possiamo annoverare tra gli alunni del nostro Ateneo. Anche a lui grazie per aver condiviso con noi il suo patrimonio di conoscenze, ma soprattutto per averci ricordato che il mondo in cui viviamo lo abbiamo in prestito dai nostri figli e, lo do, abbiamo, e, lo dobbia, e dobbiamo preservarlo. Grazie per aver evidenziato come mettere assieme prosperità, giustizia sociale e sicurezza ambientale. Non è un'utopia, non è una folle idea, ma è la strada maestra, seppur irta di ostacoli, che dobbiamo continuare a percorrere. Essere qui insieme a voi in qualità di Presidente di Usiene Alumni è un onore e un privilegio. L'associazione che rappresento, come sapete, ha l'obiettivo di promuovere il senso di appartenenza alla comunità di coloro che hanno studiato nel nostro meraviglioso Ateneo. Contaminazione, aggregazione e valorizzazione di tutti gli alunni sono i principi ispiratori che seguiamo per accrescere l'identità della nostra comunità universitaria. Questo è il cuore della nostra piazza, quello è l'art beat, è il battito del cuore della nostra città. <ride> Colgo l'occasione in questo momento anche per ringraziare di cuore chi mi ha preceduto, chi mi ha aiuta, supporta e guida in questo compito. A tutti voi, dottoresse e dottori, va oggi il mio caloroso benvenuto nell'Associazione Alumni dell'Università di Siena. Questa cerimonia è per voi. Rende pubblico il sacrificio e sottolinea l'impegno che avete profuso in questi anni. Avete portato a termine un compito in un contesto sociale difficile. Nessuno di noi si era laureato prima in una pandemia. Voi l'avete fatto e dovete esserne orgogliosi. Fermiamoci però un attimo e riflettiamo tutti assieme su cosa abbiamo imparato durante il nostro percorso di studi e soprattutto come questo percorso si proietta sul futuro. Non v'è dubbio che ognuno di noi ha imparato la tecnica della materia che ha studiato, ma la pergamena che abbiamo ricevuto non rappre rappresenta molto di più di un percorso di studi quel documento attesta che abbiamo imparato a fidarci del sapere che non vuol dire avere un atteggiamento fideistico, vuol dire fidarci del senso critico, vuol dire raccogliere e mettere a fattor comune esperienze diverse, vuol dire lavorare assieme per un obiettivo comune. Quel documento attesta che abbiamo abbracciato la strada che Dante ci indica, fatti non foste a vivere come bruti, ma perseguire virtù e conoscenza. Il, il primo appello che mi sento di farvi per il futuro è quindi non abbandonate la strada del sapere. C'è un altro elemento però che vorrei sottolineare e che abbraccia in modo più rotondo alcuni aspetti della nostra vita. Negli anni trascorsi all'università, come hanno ricordato gli interventi precedenti, abbiamo imparato tutti noi a cadere e rialzarci. Abbiamo imparato a perseverare con tenacia verso un obiettivo. Abbiamo imparato a fidarci delle persone. Abbiamo pianto. E abbiamo riso, abbiamo imparato ad assumerci dei rischi e a prenderci delle responsabilità. Siamo diventati adulti, abbiamo imparato a vivere, siamo diventati grandi. Questo momento rappresenta per voi quello che molti anni fa fu per me lo stesso rito di passaggio, incerto e temuto perché usciamo dalla nostra zona di comfort. Ci spogliamo della veste di studente per entrare in una nuova dimensione. In questa nuova dimensione vi chiedo di mettere sempre al centro le persone. Ricordate che abbiamo una responsabilità nei confronti della collettività e che abbiamo un debito con essa. E quindi il secondo appello per il futuro è non prevaricate, ma aiutate, non prendete soltanto ma restituite, mettete a disposizione degli altri quello che avete appreso e ricevuto. Questo è lo spirito dell'associazione che sono orgoglioso di rappresentare, un network di persone che in una logica di solidarietà danno il loro contributo per realizzare progetti culturali e professionali. Una sfida importante per narrare, raccogliere, Condividere il patrimonio di competenze, esperienze e professionalità che sono elemento distintivo di questa università. Crediamo fortemente nell'etica, nella trasparenza, nella responsabilità sociale e siamo orgogliosi di aver condiviso gli anni più intensi della nostra vita in questo bellissimo Ateneo. Voglio. Voglio concludere il nostro magnifico rettore ha ricordato il concetto del tempo, no? c'è una bellissima poesia. Sotto il sole c'è un tempo per ogni cosa. Oggi è il tempo della gioia. Godetevi di questa gioia. Concludo con un auspicio e con un augurio. Portate con voi sempre il senso di appartenenza a questa comunità e a questo Ateneo la curiosità e la voglia di conoscere che avete maturato nel percorso accademico. Non ascoltate i vari lucignoli che vi racconteranno del paese dei balocchi. Non troverete mai una strada in discesa, sarà sempre in salita, ma dovete usare, dovete crederci e non fermarmi mai. Concludo con una frase di Albert Einstein. Imparate dal passato. Vivete nel presente, sperate nel futuro, ma l'importante è che non smettiate mai di farvi delle domande. Viva Siena, viva l'università, viva l'associazione alunni. A partire da questo momento, le laureate e i laureati di corsi di studio afferenti ai 14 dipartimenti dell'Università di Siena saranno chiamati a gruppi in ordine alfabetico per avvicinarsi al palco e fare una foto. Ricordo con il magnifico rettore e il direttore e le direttrici di Dipartimento. Dipartimento Ingegneria dell'Informazione. Marahev Halahei Mahababi, Tommaso Ancilli, Giulio Angiolini, Gloria Barbagli, Marco Barro, Michele Bastianini, Niccolò Bedei, Andrea Benetti, Matteo Bocci, Benedetta Bonini, Darin Tabassum Borà, Guido Borgianni, Valentina Bucaioni, Giovanni Calomino, Lorenzo Canapini, Francesco Cannoni, Rachele Maria Cassaro. Andrea Cattolico, Ettore Chimenti, Ilaria Cinquegrana, Francesco Concilio, Giovanni De Luca, Enrico Festa, Erika Fiorini, Giada Fornaini, Valentina Galeotti, Vencata Narahisma, Crozdari, Canedunca, Ilir Gaidasci, Giada Giacomelli, Ginevra Giuliani, Federico Giusti, Emanuela Granata, Federica Grieco Florenti, Florentina Madalina Grigoras Mihai Catalin Grigoras Anna Guarnaccia Fongiona Fon Giupi Lorenzo Cheta Armando Larocca Sabrina Linari Antonella Lombardo Francesco Lorenzini, Virginia Lorenci, Lorenzini, Andrea Donato Maggio, Samuele Maggiori, Simone Magnafico, Gianluca Manca, Luca Marcone, Gian Domenico Martucci, Sara Marziali, Andrea Masiello, Stefano Mattesini, Andrea Mazzilli, Silvia Menchetti, Muhed Parvaz Mohamed, Navid Nikofar, Caterina Nottolini, Bartolomeo Numeroso Brigitte Osua Oduro Giulia Palmi Silvia Palmucci Niccolò Pancino Elvira Parente Yelena Parrella Laura Passalacqua Federica Pettolino Emanuele Raimondo Gabriele Roncella Roberta Rosellino Ilaria Scanzano Chiara Felicia Schettini Laura Spagnolo Dinesh Tamang Danilo Troisi Arun Vempati, Alessandra Villani. Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Andrea Bellini, Maria Giulia Callaini, Edoardo Chianese, Samuele Corti, Matteo De Santis, Riccardo Fedeli, Andrea Maria Ferri, Lucrezia Lazzeri, Rosa Petrini, Stefan Polini, Gioele Rossi, José Pedro Grione Sulissa, Mattia Zambon, Manolo Zocco. Dipartimento Scienze della Vita. Sabin Ardiccioni, Maria Luisa Arduini, Marianna Barsotti, Lorenza Basile Baldassarre, Matteo Batazzi, Gloria Bennici, Elena Bertaggia, Anita Bichisecchi, Diletta Bomba, Andrea Bruni, Antonio Campaniello, Maria Carmela Cavallo, Roberto Ceccatelli, Matilde Chivacci, Chiara Colangelo, Clelia Cortese. Maria Critelli, Serena Dell'Angelo, Flavia Di Re, Arianna Filippelli, Francesca Giuggioli, Marion Jeplating, Mary Giovanna Laudicina, Alessia Le Rose, Giovanni Manetti, Giada Meogrossi, Maria Pia Mordente, Giulio Mornati, Smeralda Morreale, Anna Maria Pavone, Eva Puccioni, Sara Resciniti, Angela Rina, Valeria Rubinetto Giulia Russo, Antonia Salvemini, Erminia Schiavo, Rabia Shaen, Laura Solmonese, Barbara Tarparelli, Ilaria Tazza, Francesca Zazzeri Mariotti. Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, Federica Albano, Valentina Baldassarra, Maria Barletta, Clizia Bernardi, Martina Bernardo, Matilde Bocci, Marianna Bonacci, Alessia Borghero, Edoardo Bruschetini, Giada Buresta, Elisa Burrano, Tullio Calimera, Andrea Casucci, Martina Cincerré, Raffaella Coccioli, Dalila Costa, Ilaria Cursaro, Marica Laura Danza, Sara De Santis, Aurora De Vitis, Giorgio Del Castello, Gemma Del Pace, Duccio Di Pria, Mattia Falcone, Elettra Fallani, Silvia Fanella, Federica Fantacci, Camilla Fantozzi, Francesca Fedeli. Angela Franco, Chiara Fratangelo, Giulia Gabricci, Martina Gabriele, Giorgia Galoppante, Beatrice Gianibbi, Mar Maria Chiara Ginetti, Domenico Gioffre, Daniela Grasso, Mattia Guerrini, Giovanna Ierardi, Simona Innamorato, Surav Yassal. Ava Chiabani, Jessica Lombardi, Gianmarco Macripò, Camilla Magrini, Gioele Mancini, Andrea Marinucci, Ludovica Marotta, Dumi Marradi. Giusi Massa, Caterina Mirabile, Sara Mocini, Beatrice Mozzini, Federico Nencioni. Giana Dominic Ngene Anna Chiara Pacella, Veronica Pallagi, Margherita Pannini, Alice Panti, Maria Francesca Paolocci, Beatrice Parenti, Virginia Passetti, Asia Patisso, Alessia Pedalina, Eleonora Peris, Cosimo Damiano Perrone, Maira Concetta Pezzullo, Matteo Piemontese, Francesca Piergentili, Alice Pifferi, Maria Chiara Pirrone, Lorenzo Pitardi, Teresa Bertazzi, Filippo Rosati, Camilla Rossi, Eleonora Ruggi, Concetta Runza, Hajer Salami, Benedetta Santarelli, Mariangela Santo, Francesca Maria Santoni, Valerio Sbraga, Chiara Sciaudone, Sofia Siciliano, Giorgia Simoncelli, Giada Sinatti, Ilenia Sorrentino, Francesca Speciale Damiani, Alice Taddeucci, Stefano Tagliaferro, Sharone Tinturini, Sara Tiracorrendo, Giorgia Vinciarelli, Claudia Vitti, Fernanda Zottoli, Greta Zuppardo, Simone Zurzolo. Dipartimento Biotecnologie Mediche Muhammad Reza Bayat, Alessia Boaretto, Crist Cristina Calvo, Dalila Cavallaro, Simone Cresti, Federica Dominelli, Serena Filiberti, Omar Helal, Riccardo La Placa, Federico Magliacani, Federica Micheli, Federica Pace, Matilde Pesetti, Sara Pianigiani, Jacopo Polvere, Giorgia Romagnoli, Matteo Rosi, Federica Rungo, Maria Pia Russo, Simone Schiavo, Gianluca Terribile, Niccolò Vaselli. Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo. Enea Gravi, Niccolò Bartolini, Clara Bono, Matteo Bruno, Annunziata Bruno, Giulia Campolmi, Irene Cardosello, Pasqualina Caruso, Roberta Carusone, Matteo Celozzi, Noemi Cerrone, Fabiola Cervone, Olga Lorenza Colavecchio, Chiara Colletto, Chiara Coppola, Michela Cuccorese, Maria Emanuela De Napoli, Isa De Palma, Cinzia Del Gaudio, Roberta Di Iorio, Francesco Di Pace, Federica Di Vetta, Sara Donofrio, Marco Emili, Luisa Frascogna, Emanuela Giaconi, Francesca Girolamo, Ginevra Grassellini, Maddalena Guerri, Alessandro Axiù. Leonardo Lelli, Federico Lopresti, Carmelo Lupo, Anna Chiara Miccoli, Arianna Migliorini, Giovanna Milano, Teresa Miracapillo, Manon Murdò, Antonella Ottati, Claudio Palla, Luca Pavia, Viviana Propato, Alessandra Puddu, Elisabetta Puzzonia, Miriam Reispur, Asia Renzi, Matteo Riccio, Giada Rosati, Margherita Rossi Angela Salerno, Raffaella Sborgia, Salvatore Scarso, Valerio Schisano, Vittoria Simonis, Vanessa Tatangelo, Giuliana Viola, Tatiana Zenuni, Alice Zucchi. Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze Mustafa Abuleil Giulia Conci Cosimo Acerbi Francesco Agosta Michele Aloe Ilenia Angiocchi Manfredi Giuseppe Anzaldi Valeria Baldacchino Raffaele Balice Pietro Maria Barazzoni Martina Barazzuoli Debora Bello Chiara Biancucci Luca Bisconti Linda Bonvicini, Maria Elena Bottiglioni, Fabiana Bracchita, Marcello Bramante, Diego Breccia, Martina Brenna, Daniele Vincenzo Bruno, Gaia Buscema, Arianna Calonaci, Laura Campanella, Giuditta Caneschi, Nicola Cangiano, Fabio Cannizzaro Grazia Cantone, Melissa Carboni, Domenica Castiglia, Giulia Catalano, Claudia Lucia Cantucci, Stefania Cazzato, Luca Ceccolungo, Eleonora Cerbini, Elisabetta Chiaino, Michele Cillis, Cristina Rosa Coco, Alessandra Coeli, Pietro Corazza, Alessia Crucianelli, Andrea D'Agosto. Martina Dall'Agnol, Silvia D'Ambrosio, Carmen De Benedetto, Chiara De Blasi, Marco De Micheli, Natalia De Paola, Matteo De Pascalis, Alessandra De Virgilis. Luca Del Prete, Cesare Del Vita, Vio Pio Ismaele di Sicilia, Angelo Di Naro, Anton Giulio Di Noto, Emilio D'Ignazio, Michele Donghia, Karim El Kateb, Annalisa Giulia Fabriano, Pierluigi Fanuli, Francesca Fè, Maria Feola, Greta Ferraro, Giusefino Finocchiaro e, e Erika Flavio, Claudio Galligani, Bruno Gargiulo, Mattia Garofalo. Carla Gasparo, Martina Gattari, Matilde Giglioli, Eleonora Giorgi, Bruna Maria Giugno, Costanza Gonnella Pacchiotti, Leon Gran Granfof, Giovanni Garducci, Lorenzo Iacopozzi, Antonella Lamboglia, Giovanna Lippolis, Marta Losi, Giacomo Madeo, Alessandra Mal Malignaggi. Carmen Mallardi, Grazia Maglia, Duccio Marzili, Sofia Martinelli, Luca Martini, Maddalena Martini, Benedetta Mazzini, Agnese Messina, Chiara Minelli, Valentina Minutilli, Cecilia Molino, Pietro Monaci, Alessandra Nalesso, Francesco Nigro, Ilaria Nittolo, Graziana Oddo, Sara Orlandini, Roberta Palamà. Marianna Palmitessa, Carla Paracampo, Giulio Parenti, Marianna Pastore, Anna Paola Pata, Marta Antonella Peccianti, Debora Pedri, Giovanni Pellegrin, Matteo Pellegrino, Giulia Pelosi, Uberto Percudani, Jacqueline Marie Peritore, Michaela Perugini, Federica Pesce, Giovanna Pezzano, Tommaso Pianigiani, Fabio Pierguidi, Laura Viola Pignataro Costanza Fignattai, Alessia Finna, Sonia Pinto, Sofia Pollaccia, Pietra Pumo, Mario Rama, Marianna Restieri, Marco Ricci, Ines Rina, Caterina Ristori, Petra Rossi, Letizia Russo, Agnello Sanmartino, Gloria Sangaletti, Giulia Santini, Samantha Santucci, Nicola Sarnicola, Noemi Schillizzi, Maria Silvitelli Noemi Streva, Camilla Taddei, Francesca Tatti, Emanuele Tavoletta, Claudia Maria Tripisciano, Marianna Tumminello, Tea Turano, Maria Lucia Turitto, Giulia Vallifuoco, Sara Vanni, Gabriele Vasta, Filippo Vella, Camilla Virgili. Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne. Fabrizia Amato, Lucia Nania, Alessio Anichini, Roberta Argentieri, Alessia Artoni, Martina Aulicino, Florida Abdullai, Sara Bartalucci, Riccardo Bellabarba, Daniela Bergamaschi, Agnese Bertea, Giulia Bisonni, Alessandra Busillo, Federica Cagliazza, Chiara Calà, Simona Caponi, Francesca Caponi, Francesca Caruso, Carmen Giulia Catanese, Maria Laura Cavallari, Serena Cerasa, Federica Chimienti, Francesca Chiodo, Paola Nadia Colacicco, Agnese Colarizzi Graziani, Ilaria Conti, Alessio Corsaro, Elisa De Luca, Martina della Pia, Luca dell'Elce, Maddalena Di Matteo, Rossana Dragone, Erika Eleuteri. Sara Eretta, Clarissa Fabiani, Cristina Fornari, Giulia Freni, Cecilia Gargiulo, Fabiana Grasso, Roberto Grossi, Alessia Guerra, Federica Guida, Elisabetta Ialeggio. Viola Lardori, Michele Leonetti, Nicola Mangone, Camilla Marruganti, Giulia Messina, Monica Mileo, Domenica Antonella Mingoia, Paola Mocella, Giulia Modesti, Carmela Montrone, Maria Giovanna Monzo, Veronica Mori, Eugenio Porti, Gianmarco Pabigliore Penuliar, Martina Paccara, Matilde Pappadà. Letizia Pasquini, Federica Pisacane, Stefano Pollice, Rachele Puddu, Alexia Quaranta, Martina Ragone, Giulia Roncari, Chiara Rosati, Isabella Rossi, Desiree Salemi, Ludovica Salera, Filippo Luca Sambugaro, Elena Sani, Teresa Scarano, Miriam Cirica, Maria Scotti, Alessia Senigagliesi, Mariele Siciliano, Anna Signorini. Elisabetta Simoncioni, Elisa Simoni, Melanie Solarino, Camilla Tettoni, Amedeo Vicari, Delia Vigiano, Jennifer Viola, Barbara Zampieri. Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. Oliver Alfonsi, Marta Allegri, Giulia Ardizzone, Luca Bagnolini, Emanuele Batignani, Adele Betti, Paolo Campanini, Guido Chiusolo, Angela Cogliani, Valeria Cozzetto, Emilia Maria Curto, Roberta De Blasis, Matilda De Pietri, Marta Fattorini, Cecilia Gallorini. Gemma Gambassi, Sonia Gariano, Giulia Gregori, Ludovica Grisanti, Valeria Izzo, Melissa Lasagna, Fabio Manfredelli, Chiara Mantici, Valerio Marra, Caterina Martinelli, Maria Saverio Marra, Caterina Martinelli, Maria Gloria Melgari, Giada Monni, Fabio Montebove. Cristina Morra, Virginia Elisa Narsetti, Francesca Ortalizio, Chiara Piloni, Emma Puliti, Valeria Renga, Maria Rachele Romeo, Marta Rondinini, Claudia Russo, Martina Salvini, Giulia Schiavone, Claudia Sciarretta, Debora Tanganelli, Andrea Terziani, Greta Testa. Alberto Tiezzi, Matteo Trivella, Caterina Ilaria Vannini, Chiara Virgili, Sara Volpini. Dipartimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Voget Adami, Francesca Nichini, Chiara Apuzzo, Ivana Aristide, Irene Bacci, Alessandro Baldi, Maria Laura Baldino, Lucia Barbangelo, Giulio Bardi. Giulia Barelli, Silvia Battilomo, Leonardo Bindi, Benedetta Bocci, Susanna Bonelli, Chiara Bonvento, Gaia Cafaro, Manuele Calvosa, Anna Cafoni, Mario Cardella, Serena Maria Cardillo, Sofia Carletti, Arianna Carlone. Carola Casaccio, Elisa Casini, Alessandra Ceccarelli, Elisa Cecchi, Alessandro Chiarabini, Gioi Cigliani, Luca Colussi, Gaia Conti, Elena Contorni, Matilda Corti, Martina Cucini, Francesca Curtotti, Ros R R Rosia Serena D'Alonso, Giulia Dei, Valentina De Veronica Del Priore, Desire degli quadri Anna di Genova, Barbara Di Nuzzo. Nike di Sessa, Federica Donza, Giorgia Fabrizi, Elisa Fagiolini, Federica Falchetti, Caterina Ferretti. Sara Franci, Silvia Fratini, Debora Fuoco, Francesca Gambalonga, Caterina Garofano, Irza Ghega, Cinzia Goracci, Vanessa Grisoglia, Dominga Gugliotti, Christel Haidar, Aurora Azizai, <coughs> Federica Libertini, Raffaella Antonia Lista, Lorenzo Locatelli, Arianna Lo Spinoso, Angela Lucia, Francine Luanzo Caindo, Ivana Maffeo, Bianca Simona Magueran. Francesca Malvestiti, Domenica Mandaradoni, Sonita Masso, Roberta Mazzeschi, Teddy Garans, Mbim Bangoie, Lorenzo Merico, Carmelo Minichetti, Valentina Molinari, Riccardo Monti, Chiara Moscatelli, Gulce Odobasi, Allegra Pallassini, Marianna Palumbo, Giulia Panella. Erika Panetta, Virginia Papa, Nicolò Patacchiola, Sofia Penco, Raffaele Peparello, Anna Petrucci, Lucia Piazzolla, Eleonora Piccinelli, Gaia Pieri, Marcella Pignato, Monica Pittelli, Carla Polverini, Michela Poti, Costanza Pucci, Aurora Puglisi, Giorgia Quagli, Nadia Raffaeli, Sara Rasoloff, Katia Rimola. Giorgia Rossi, Alessandra Rutili, Erika Sanfilippo, Elisa Scali, Giulia Scollo, Irene Seravalle, Elettra Smacchi, Valentina Spaghetti, Marilena Spagnuolo, Martina Spina, Chiara Stella, Federica Tramontano, Fabiola Tropea, Elena Tugliani, Beatrice Vanacore, Melania Verde, Antonia Vertullo, Paola Volpe, Maria Rosaria Volpe. Emanuela Valentina Zanfira, Martina Zizzo, Tradore Fridox Kumoi. Dipartimento Scienze Politiche Internazionali. Adele Agnesoni, Samantha Albrizio, Ilaria Altobella, Lorenza Ambrosi, Arianna Anastasio, Anxela Rucci, Sebastiano Ballone, Martina Barbini, Chiara Bardi, Martina Bartolozzi, Giulia Bertini, Romualdo Bibò, Marco Brogi, Francesco Capalbo, Davide Capalbo, Maria Grazia Cariglia, Bernardo Carli. Diego Catoni, Irene Maria Chiocchetti, Giulia Ciminelli, Arianna Cinnella, Jacopo Collalti, Maria Francesca Coraggio, Francesco Corimbi, Cristina Cornacchia, Fabrizio Crinò, Marco Crisci, Arianna Cutini, Francesco D'Agostino, Fabio D'Ambrosio, Elisa De Cagna, Elisabetta De Franco, Francesco De Luca, Alessandro Della Monaca, Eriona Discia, Angela Esposito, Lorenzo Federici, Francesca Foschini, Stefani Froito, Roberta Gallotta, Daria Gazzillo, Luca Giomini, Vincenzo Golisciano, Olimpia Gravante. Danila Iacchininotto, Zdran Kuzmanovic, Alessandro Landi, Vanessa Lazzerini, Federica Lenzi, Orazio Leandro Lorefice, Luca Lorenzi, Miriam Smeralda Mali, Cecilia Mariano, Tonino Marinelli Rasi, Andrea Marrocchesi. Manuela melino Maria Mitrai, Luca Mugelli, Francesco Paolini, Melani Passamonti, Lucia Pastore, Bianca Pratesi, Stefano Presutti, Martina Razzaboni, Ilaria R Retico, Jonathan Rossi, Giulia Russo, Rachele Santelli, Antonella Santoro, Emi Sarri, Davide Scanu. Costanza Sciurpa, Martina Semboloni, Maria Teresa Giulia Filomena Sordillo, Marco Spadavecchia, Giulia Tambini, Leonardo Tani, Ludovica Tartaglia, Valeria Tommasetti, Alessia Tonti, Lorenzo Gurgeri, Margherita Valente, Anna Giulia Valentino, Nadia Versitelli, Rosanna Vessa, Sciada Vitali, Lorenzo Vullo, Camilla Zuppanicic, Sofia Arnone. Dipartimento Economia Politica e Statistica. Kelvin Fred Agedo, Claudio Alberg. Claudia Alberga, Pietro Amatulli, Armando Maria Avolio, Federico Bacchi, Andrea Barbanera. Maria Margherita Barbieri, Roberto Basile, Edoardo Belardi, Pierfrancesco Bennati, Simone Berardi, Marta Berni, Giulio Biagi, Atos Bianchini, Silvia Boldrini, Piero Bordonaro, Venicia Borriello, Leonardo Brogi, Benedetta Calderoni, Alice Cambi, Federica Caputo, Tommaso Ceccarelli, Silvia Cerrone, Aurora Cervellini, Procash Chandro, Vanessa Chieppa, Salvatore Ciano, Noemi Colombati, Ivan Colucci, Guido Kosel Koselski, Elena Datos, Francesco De Ioro, Giorgia De Paola, Lucrezia De Risi, Elena Dente, Marianna Di Ciocco, Giulia Di Edigio. Martina di Gregorio, Roberta di Loreto, Antonio di Noia, Lorenzo di Prospero, Antonio di Salvatore, Antonio Pio di Staso, Matteo Ducci, Domenico Esposito, Giulio Faraoni, Alessandro Fasolo. Giulia Ferdinandi, Lorenzo Ficeto, Martina Fortuna, Martina Gagliardi, Francesco Ganga, Federico Gaudio, Pietro Gennai, Alexa Gianvito, Ilaria Giuliano, Alba Giunta, Filippo Gizzi, Antonella Gugliotti, Muhammad Amza, Anna Cristina Iafrati, Rosario Iannuzzo, Sofia Innocenti, Hassan Iqbal, Alma Ismailai, José Joy, Shashi Pretam Kandikuppa, Muhammad Imran Khan, Hamayun Khan, Melissa Pia Lagrasta, Chiara Laura, Savino Leo, Marianna Lisa, Vanissa, Mabuzop Ninghedem, Andrea Macri, Beatrice Magliocca, Raffaele Maltese, Annalisa Mammarella, Linda Mancini, Piercanio Maria Mancusi, Sara Manganiello, Manuel Marini Sorin Gabriele Matei, Benedetta Mazzeo, Andrea Mecca, Martina Menegatti, Chiara Morvillo, Marta Musci. Awele Esser Olatuni, Ilan Osmani, Francesco Saverio Parrano. Alessandra Pasciucco, Gaia Perez, Giorgiana Maria Petriù, Daniele Piccotti, Salvatore Pirrotta, Nicollo Pisano, Francesco Pompa, Federica Poscolere, Simone Prestipino, Francesco Raciti, Martina Raffaelli, Eulpio Ragazzo, Beatrice Rossi, Riccardo Rotondo, Luca Russo, Chiara Russo, Diretta Salatto, Incoronata Santoro, Gabriele Scalera, Tommaso Scortecci, Sibora Sciuaipi, Antonino Sillitti, Giuseppe Soglia, Giussi Stabile, Sonia Stati, Giuseppe Stravato, Martina Suppa, Itesh Sial, Giada Tamburrini, Guido Tanzarella, Giacomo Tedesco, Giulio Terella, Niccolò Tibo, Francesca Tripodi Giorgio Tumeo Antonella Votta Norian Begun Sering Quezom Luna Tizzi Elisa Abate Paolo Accaputo Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali Elisa Abate Paolo Accaputo Antonia Accettura, Federico Accioli, Pamela Ademi, Luca Alemanno, Amida Ali, Margherita Anselmi, Antonio Antifunario, Francesco Antolini, Rossella Babaro, Fauzan Bacia, Akash Bagga, Sarfraz Balok, Stefania Balzarani, Tommaso Barbafiera, Silvia Bargagli, Margherita Bartoli, Alessio Bartolotta. Rachele Battaglini, Lorenzo Battistelli, Antonio Bellavia, Matilde Bellino, Lucrezia Bellucci, Sofia Belluti, Gennaro Belmonte, Lucia Alessia Berardi, Alice Bernardini, Laerte Biagi, Elisa Boccini, Nunzia Bombino, Filippo Boncompagni, Monica Bondu, Mirko Bonvenga, Giovanni Borrello, Gaia Borrometi Valentina Boschini, Venkatalashimi Narayana Sandip Botlagudur, Jessica Bove, Matteo Bracciali, Valentina Brandini, Chiara Brunetti, Giulia Brunetti, Valerio Buonadonna, Andrea Caccavo, Andrea Cairone, Alberto Cameli, Arianna Campanelli, Miriana Maria Cancilleri. Sabrina Graziella Capatti. Alessia Caporicci, Cesare Capostagno, Marco Cappellini, Paolo Carabillò, Maria Carciopolo, Andrea Cardinale, Cosimo Cardone, Anna Maria Carimando. Marco Carloni, Francesca Carpinella, Gaia Caselli, Giuseppe Castaldo, Chiara Catini, Lucia Cavallo, Alessio Cerofolini, Malica Cestari, Dina Chiepolo, Dina Chielpo, Sabrina Chiodini, Camilla Cialdini, Giulia Maria Ciancia, Cristiano Cioffoletti, Francesca Cioli, Luisa Ciriello, Filomena Ciriello, Angelo Cirimele, Maria Simona Cirolla, Alessia Coglianese, Gabriele Coiro, Michele Console, Angela Cordiano, Simone Cori, Daniele Corti, Anna Maria Crispino, Annita Cucciniello. Ivan Da Cunzi, Erica D'Agostino, Serena D'Alessandro, Alessandro D'Amore, Alessandro Rita Danai, Francesco De Lucia, Daniele De Martino, Cinzia De Negris, Mimma De Palma, Natalia De Pasquale, Nico De Simone. Nicole del Castello, Lorena del Vecchio, Chiara dell'Orto, Manfredi Denaro, Diego di Dia. Dipartimento di Giurisprudenza. è stato un errore si continua con il eh. Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali Rosita Di Gioia Emilia Antida Di Iasio Martina Di Maria Fidalgino Di Napoli Simone Di Nero Federico Di Pisello Grazia Di Porto Mariangela di Filippo, Alessia d'Imperio, Sara Dominici, Giulia Domignanni, Enrico Donatelli, Giulio Donati, Geremia Donzelli, Lorenzo Dorazio, Nidal Drmi, Veronica Duranti, Francesca Ermini, Beatrice Falchi, Federica Falsetti, Carmine Famiglietti, Biagio Fanara, Giulia Farnetani, Vito Fatalino. Eva Ferrante, Simone Ferrazzano, Michele Ferro, Serena Finucci, Emanuela Folcarelli, Giuseppe Forte, Marco Frezzotti, Alessia Fucciolo, Lorenza Furia, Miriam Genuardi, Francesca Germanà, Giorgio Gesualdo, Rossella Giampà, Sofia Giannini, Maria Celeste Gigante, Lucrezia Giomarelli, Gianmarco Giordano, Francesco Giordano, Linda Gironi, Margherita Giunta, Jessica Nierre, Ferzanè Guari, Jacopo Gragnoli, Carmine Grasso, Ilenia Greci, Danilo Guerrini. Giada Guglielmo, Edoardo Guidotti, Edican Eno Hanson, Taimur Hassan, Giulio Yacuto, Cristiano Imparato, Carmelo Inghilterra, Gabriella Ippoliti, Rangija Kamhene, Znezana Naznevik, Giuseppi La Camera, Erminia La Terra, Beatrice la Bella, Rossana Italia, Lanceri, Ro eh, Domenica Lampenta Ca Katia Laudicina, Riccardo Lodovici, Niccolò Loperfido, Eleonora Lucchi, Ilenia Lumia, Clara Macauda, Vito Maffia, Filippo Maggio, Dario Magro, Miriana Malcangio, Giovanni Mangano, Alessia Elvira Mangione, Francesca Mantelli, Cristian Marinò, Brigitta Marinsaldi, Edra Marzucchi, Roberta Maschiovecchio, Giuseppe Matera, Vamsi Criscia Matera, Sara Mattei, Francesca Mattonai, Maria Mazzoli, Adelina Mema, Valerio Meola, Giulia Merli, Anna Milano, Claudia Mileo, Antonio Milone, Carlo Montana, Maria Concetta Montirisi, Francescopio Morello, Cono Morello, Giorgia Naccarato, Roberto Naglieri, Elisa Naldini. Carlotta Nardiello, Valerio Natale, Federico Nelli, Mario Neri, Telesfor Gnoppa Nuccia, Ezio Oddi, Antonio Oliviero, Ester Onofri, Siria Onorato, Costanza Paffetti. Fabrizio Pagano, Romina Pagnano, Giorgia Pais, Paolo Palermo, Salvatore Domenico Palumbo, Antonella Palumbo, Raviteia Pamidi, Angela Serena Pantone, Giuseppe Parente, Beatrice Parlione, Claudia Pascarella, Emiliano Pasqualetti, Jasmine Perrina, Walter Petrola, Aurora Sofì Pezzano, Pietro Maria Pierzigili, Simona Pietrangeli, Alessio Piga, Camilla Pinizzotto, Natalia Anna Pokojoska Leonardo Porelli Gianluigi Porzio Filippo Proietti Picotti Arianna Pulignano Federica Quattranni Edoardo Rachini Sonia Rappuoli Bihai Kumar Ravichandra Giacomo Ricciardi Alessio Riccioni Annalisa Romaldo Leonardo Rosati Antonella Anna Maria Pompea Rosciano Francesco Rossi Marika Rossi Matteo Rotunno, Valeria Rubini, Alessandro Russo, Dario Sacco e Ezio Salucci. Lucia Genny Santisi, Andrea Santoro, Alessandro Santoro, Francesca Saraceni, Marco Scarfone, Francesca Scarpa, Federica Schiazza. Andrea Schillace, Martina Schipani, Alesia Sela, Anna Sequi, Luca Seriacopi, Matteo Serini, Sara Sestini, Achille Siervo, Leonardo Signori, Alessandro Silei, Serena Sion, Gandolfo Antonio Siragusa, Camelia Sociu, Jaweria Soail, Matteo Solani, Luca Soldani, Vivienne Nisrin Solfanelli. Cosimo Soriani, Gianmaria Sorrentino, Simona Spada, Roberto Stefani, Gaetano Stella, Pierluigi Susanna, Luca Taranto, Michele Tassini, Katia Tenore, Monica Trocciola, Giuseppe Vella, Valentina Ventura, Valentina Verderame, Lapo Verniani, Lucia Vessa, Rossella Zacco, Angela Zappullo, Maria Chiara Zingarelli. Benedetta Virginia Zuccarini, Miriam Trabelsi, Michelangelo Maglio. Dipartimento di giurisprudenza. Per davvero. Francesco Agnorelli, Matteo Agostino, Giada Iroffarulla. Simonetta Maria Alessandrello, Raffaella Picella, Giada Armatore, Eleonora Bardi, Lorenzo Battista, Sabrina Bertelli, Saida Bianciardi, Ivana Bochicchio, Martina Boe, Alice Bordoni, Nicoletta Brodo, Francesca Bugnoli, Antea Francesca Burrazzese Corcoraci, Roberta Maria Cafà, Cesare Cambi, Raffaele Capuzzoli, Lorenzo Capponi, Maria Adriana Carbone, Chiara Carcione. Andrea Cella, Antonio Ceruso, Maria Rosara Chiedi, Rosaria Ciliberti, Veronica Civica, Maria Luisa Colella, Francesca Colotta, Lucia Coppi, Beatrice Cordelli, Francesco Cosimelli, Luca Costanzo, Gerardo Crincoli, Giuseppe Emanuele Curto, Camilla D'Alessandro, Nicoletta Pruzzo, Arianna David, Floriana Antonella De Giovanni, Geraldine De Mattia. Umberto De Rasis, Giuseppe De Vivo, Manuela De Iola, Martina Dell'Aquila, Dea della Paoli, Elena Dell'Olio, Alessandro Desiderio, Martina Di Domenico, Di Ludovica Di Lorenzo, Sofia Dinetti, Francesca Falchi, Nicole Fazio, Marta Fede, Carmen Fernicola. Giada Ferreri, Marta Filosomi, Maria Rosa Fiore, Valeria Floridia, Antonio Fotivel Valente, Enrico Fotino, Ilaria Franchi, Ornella Michelle Gansi-Garzia Rodriguez, Sara Garofalo, Giorgia Gennai, Andrea Ghiro, Francesca Gianni, Tommaso Giovanelli, Emanuele Grani, Laura Greco, Giorgia Guarascio. Lavinia Guido, Valeria Guzzon, Simona Iurato, Ginevra Audrei La Ferrera, Simona La Rocca, Livia Lancellotti, Caterina Valeria Lanzano, Elisa Lemma, Bonaria Sofia Levantino, Sabrina Libertini, Stefano Longo, Daniela Iri, Irena, Lusa Rosa Francesca Maio, Eleonora Maioli, Giacomo Mallarini, Manuel Mannetti. Francesca Mariani, Anna Marrocco, Carmen Masi, Teresa Masino. Ludovica Meschini, Rosa Mestice, Valerio Micheli, Salvatore Minardi, Martina Minicozzi, Michele Mirabella, Livia Molisso, Irene Monreale, Martina Mosca, Claudia Nacca, Giulia Ninni. Silvia Nocera, Giuliano Froni, Roberta Nucciaroni, Esmeralda Olivari, Hanan Oufik, Virginia pa Parrella, Stefano Pecoraro, Valeria Perosillo, Pasqualina Pescatore, Samantha Petrone, Corinna Petroni, Violante Pinti, Chiara Pisacane, Arianna Prestia, Chiara Maria Pulvirenti, Francesca Lucia Maria Racioppi, Giorgia Radicetti, Antonio Ragazzo, Rosa Denise Rao, Giulia Rappuoli, Barbara Arestaino, Elisa Ricciardi, Valeria Rossi, Elena Sacchetti, Fiorenza Maria Salvo, Michela Sciobordi, Viola Seriacopi, Argentino Serraino, Giovanni Soldati, Alessia Squarcia, Elena Stella, Luca Traetta, Alessia Vannini, Irene Varrasi, Erika Veglianti, Valentina Viscione, Paolo Adriano Vitale, Sara Vivacqua. Invitiamo il rettore a dare lettura della pergamena per la pubblica proclamazione, a cui seguirà il tradizionale lancio del tocco. Le laureate e i laureati sono pregati di alzarsi in piedi. Tocco, 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 tocco. Aspettiamo, aspetta, si aspetta che loro tornino a posto. la fine ora Aspetta. Aspetta a posto giusto Vai. <clears throat> Nos Franciscus frati senarum universitatis studiorum magnificus rector declaramus dominas dominosque quos moda commemoravimus ad gradum doctoris esse admissus anno septingentesimo octogesimo 1 a studia generali senenzi istituto viva l'università viva l'università di Siena 1 2 3 grazie grazie a tutti grazie a tutti davvero per la presenza è stata una grande festa e davvero in bocca al lupo a tutti i nostri laureati e a tutte le nostre laureate. Buon divertimento. Ringraziamo le autorità, gli ospiti, le laureate e i laureati per aver partecipato al Graduation Day dell'Università di Siena. Un ringraziamento particolare ai goliardi dell'Università di Siena alle studentesse e agli studenti della radio universitaria, alle studentesse e agli studenti Open Page e alle studentesse e agli studenti tutor di Ateneo. Le foto della giornata saranno disponibili fra qualche giorno sulla piattaforma Flickr sul portale di Ateneo. Buona serata a tutti e a tutte.